sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, romanzo storico scritto nel 1994. Il protagonista, Pereira, è un giornalista ed è direttore della pagina culturale del giornale Lisbon, dove pubblica per lo più racconti della letteratura francese. La vita di Pereira è grigia, sbiadita, abitudinaria, molto tranquilla. Soffre di cuore, mangia sempre le stesse cose, frittata alle erbe aromatiche, beve la limonata, è vedovo inoltre, anche se il ricordo della moglie è così forte, così vivo, che Pereira continua a parlare con la sua fotografia. Tuttavia, un giorno incontra un giovane giornalista di nome Montero Rossi e la sua ragazza Marta. Sono due oppositori del regime dittatoriale di Salazar e lottano per la libertà. Pereira decide di assumere Montero Rossi come collaboratore, sebbene abbia perfettamente compreso che questo suo aiuto potrebbe dargli parecchie difficoltà, parecchi guai. Pereira è sconvolto dall'incontro con i due giovani, dalla loro vitalità, dalla loro forza di reagire, di combattere per la libertà, e perciò decide di prendersi una settimana per curarsi. Va in una clinica dove fa talassoterapia e qui incontra il dottor Cardoso, che lo incoraggia ad andare avanti, lasciandosi alle spalle il passato fatto solo di ricordi dolorosi e di morte. Al ritorno, Pereira incontra di nuovo Montero, che gli chiede protezione in quanto si sente braccato dalla polizia. Anche questa volta Pereira lo aiuta e lo ospita a casa sua. La sera successiva, mentre Pereira e Montero stanno cenando, bussano alla porta tre uomini della polizia politica. Vogliono sottoporre a un piccolo breve interrogatorio a Montero Rossi. Montero Rossi, che in realtà viene ammazzato di botte. Intanto Pereira è minacciato e i tre se ne vanno dicendogli assolutamente di non far parola, sennò sarà la prossima volta, toccherà a lui. A questo punto succede il colpo di scena. Pereira decide di reagire con assoluta lucidità pubblicando sul giornale un articolo dove descrive la morte violenta del giovane e coraggioso giornalista. Alla fine Pereira lascia il Portogallo con un bel passaporto francese che Montero Rossi aveva portato con sé. Vediamo le ultime righe del romanzo. Lo cacciò in valigia e prese il ritratto della moglie. Ti porto con me, gli disse, meglio che tu venga con me. Era meglio affrettarsi. Il Lisbon sarebbe uscito fra poco e non c'era tempo da perdere, sostiene Pereira.